puntata di Sgarro Gaming. Quest'oggi voglio giocare a presentarvi The Cursed Forest, che è un gioco sviluppato e creato e ideato da un singolo programmatore che ha deciso di sfruttare subito al meglio il CryEngine, che è stato reso pubblico. E questo è un gioco abbastanza ben fatto da un punto di vista comunque grafico e fisico, che sfrutta comunque abbastanza bene il CryEngine. L'unica pecca di questo gioco è che non c'è una grafica particolarmente scalabile, quindi anche se andiamo nelle opzioni c'è la possibilità solo di scalare la risoluzione e non opzioni grafiche aggiuntive, quindi come luci, ombre e quant'altro. Il sonoro è abbastanza forte e non è possibile, ovviamente, come vedete, regolarlo. Probabilmente queste sono opzioni che metterà aggiuntive il programmatore man mano che riceve i consigli da chi lo gioca e continuerà a giocare. E iniziamo. Praticamente si tratta di un gioco horror, un gioco horror non molto survival horror, ma più che altro che tende a dare molta tensione a chi lo gioca. E c'è quest'ombra che da una parte ci insegue, da una parte chiede aiuto. Andando a tradurre quello che c'è scritto, praticamente nel 13 agosto abbiamo ricevuto una brutta notizia: la nostra madre, che è tornata in città, per seguito a un attacco cardiaco, quindi siamo stati tenuti a correre all'ospedale in cui è ricoverata. Siccome la strada per l'ospedale è abbastanza lunga, si è deciso quindi di prendere una scorciatoia attraverso un posto chiamato Cursed, cioè comunque avvelenato, se non sbaglio in inglese. A proposito, a causa di questa reputazione, nessuno ha mai preso, diciamo, ha mai intrapreso questo percorso fino adesso, che l'abbiamo fatto noi, e non ce ne importa granché, dovevamo solo andare dalla nostra madre. Praticamente il cielo era comunque una bella giornata di sole chiara. Non appena siamo entrati all'interno di questo posto, tutto diventato buio e sto avviluppato tutto quanto nelle tenebre. Siccome era diventato tutto avvolto nelle tenebre, nemmeno i fari della nostra macchina erano in grado di illuminare il posto, e a un certo punto inaspettatamente la macchina si è fermata davanti a un'ombra che avevamo di fronte a noi, e abbiamo avuto una specie di incidente. Ci siamo risvegliati, al nostro risveglio ci siamo risvegliati qui su una collina, e tutto parte da qui. Quindi, giustamente, la morale di questo è: non prendere mai posti che non si conoscono, perché se no ci si ritrova a doversi fare i fatti degli altri, come in questo caso, e dover affrontare un percorso particolare. Comunque iniziamo. L'ambientazione è molto dark, molto soffocante, quindi ancora peggio di Slender, anche se è possibile vedere di più, ma diciamo che l'unica opzione all'interno del gioco, quando si va nel menu, sono caricare dall'ultimo checkpoint, uscire dal menu, ricaricare il livello, attivare e disattivare il full screen e gamma, quindi aumentare la luminosità, come sto facendo io adesso. Ma diciamo che così è ottimale. A 2 forse è ancora meglio, perché è meglio che lo tenga a 2, perché sennò forse nel video si vede troppo buio. Il contrasto è meglio non toccarlo, perché così è perfetto, perché sennò si distorcerebbero fin troppo i colori e le immagini. Quindi andiamo avanti. Ecco che inizia già a stalkerarci la nostra amica. Da una parte comunque quest'ombra mi fa anche abbastanza pena, perché credo abbia subito qualcosa di veramente grave per comportarsi in questo modo. Vediamo subito questa nota. Non ho voglia di leggerla, non me ne vogliate. La stessa storia come con Slender. Perfetto. C'è un cesso, anche qua questi che sono i mitici cessi che ci sono sempre. Qualcuno l'ha appena usato, sappiamo chi. Allora, dirigiamoci da questa parte, vediamo cosa c'è. Ecco, vedo uno sbarluccicare là in fondo. Mi sembrano gli occhietti della nostra amica. E le rane che scappano, questo non è buono. Possiamo anche saltare in questo gioco, crociarci. E sì, ci devo andare anch'io in acqua. L'obiettivo dovrebbe essere prendere e raccogliere tutte queste cose. Sei molto cattiva. Te l'ha mai detto nessuno?
Vorrei ritornare su. Ok, perfetto. Comunque, l'acqua, queste cose sono fatte benissimo. Fatte molto bene, comunque. Ambientazione curata, quello ce lo dirlo. L'unica pecca, appunto, è che non si può scalare la grafica. E diciamo che il mio computer non è ovviamente le migliore, come sapete, quindi ho qualche difficoltà a dover registrare e giocare insieme. Cioè, si scalda abbastanza. Poi oggi fa un... cioè, oggi ho cominciato a fare un caldo atroce. Altre cose che bisogna dire su questo gioco è che non si può accedere a determinate aree finché non si trovano determinati oggetti. Quindi si è costretti a dover tornare indietro a cercare un altro percorso prima di andare avanti. In questo caso forse no. Bidoni che si muovono da soli. Va bene. La fisica del CryEngine comunque è stata sfruttata da dovere per tutte queste cose. Scene. Eccoti là. Perché mi guardi? Eh? Smettila. Mi vuoi uccidere o vuoi che ti aiuto? Fammi capire. Oltretutto qua non è come Slender che riusciamo a vedere comunque il tempo che trascorre, quindi io registro, ma non so quanto vado avanti. Vediamo che ho iniziato. Se chi si ricorda che ho iniziato a registrare. L'unica cosa che mi manca in questo programma qui è che... sì, stavo dicendo prima che mi interrospessi con l'urlo. L'unica cosa che manca a questo programma qui è un'indicazione in alto dei minuti trascorsi della registrazione, che sarebbe abbastanza comoda. Che invece manca. È nascondino questo. Sta dicendo che mi ha trovato lì dietro l'albero che fa. Ho trovato Sgarro. E invece non c'è nessuno. Sono alberi caduti ovunque. Penso che sia la nostra amica che li fa cadere. Perché non le piacciono molto gli alberi. Poi un'altra cosa che vorrei capire: perché sono tutti fissati con dei boschi? Slender è fissato con i boschi. Boschi. Questa è fissata. Abbiamo trovato un braccio. Questa è fissata con i boschi. Mi fai pena. Mi fai molta pena. Però questo non è il comportamento giusto per chi ti vuole aiutare. Se vuoi che ti aiuto, stai calmo. Se no, pedalare. Ancora? È là sopra? È come Slender, un servo. Te l'ho detto che mi fai pena? Non ci vengo di là, tu stai andando su, di là non ci vengo perché sono appena venuto da lì. A rigor di logica, avendo preso questi oggetti, dovrebbe essersi sbloccato un altro percorso. Diciamo. Là dove sono andato prima? Non mi ricordo più, ragazzi. Ah no, io sono andato di là, sono andato, poi devo tornare indietro. Somewhere a passage opened. Me lo dice lì sopra. Ho dovuto spostare la videocamera in giù perché sennò non si sarebbero riusciti a vedere i messaggi che dà il gioco ogni tanto. Quindi noi siamo arrivati da quassù. Dobbiamo andare avanti di qua. Stiamo calmi. Non è ancora successo niente. Allora, un percorso si è aperto, possiamo andare a destra e dritto a sinistra. Io, siccome mi fido sempre dei percorsi più angusti, direi di andare sulla sinistra, vediamo un po'. Sì, sto andando dalla parte giusta, se non sto andando dalla parte giusta mi si fa... Porca miseria. Ti odio. Comincia, ragazzi, è pesante. Fatto sboccare, a dire la verità. Se mi vuoi assassinare con gli alberi non è l'idea giusta.
Più che altro l'ho fatto sboccare con il fatto che questa qui quando ti appare di solito ti tira di quegli schiaffoni che ti ammazzano all'istante. Apparsa all'improvviso così. Una casa. Ecco, le case sono sempre poco raccomandabili in questa cosa. Ok. Ti ho vista. Non mi è piaciuto quello che ho visto. Ciao. Sì. E io vengo di sopra. Sei scema. Del cesso rosso non mi fido. Sincero. Anche se... No. Perché devo essere curioso di fare queste cose? Andiamo a vedere. Porca miseria. Ok, abbiamo capito che nei gabinetti non bisogna andare in questo gioco. Devo riprendere la pietra. Cesso schifoso. Cesso schifoso. Cos'era lì? Niente. Sì, devo riprendere la pietra, la nota. Va bene. Sì, sì. Anche tu, ciao. Ci vediamo. Andiamo a vedere un po' di qua cosa c'è. Cosa ci sarà di qua? Non so quanti minuti sono arrivati di registrazione. Preferirei prendere e spezzare qui il video e riprendere con la seconda parte, così almeno devo andare sul sicuro se posso caricarle su YouTube. A fra poco.